Qui è possibile vedere una zona di confine tra il rimboschimento effettuato alla fine degli anni 50 e un terreno invece non rimboschito. È evidente come i processi di colonizzazione naturale e nel terreno non rimboschito siano particolarmente lenti. La pineta è in una fase evolutiva tale in cui è necessario intervenire silvicolturalmente per aumentare la sua stabilità. Il pino nero è una specie a temperamento eliofilo, quindi si avvantaggia di radamenti definiti selettivi, che sono radamenti che privilegiano, diciamo, le piante di maggior vigoria e potenzialità. La sperimentazione ha dimostrato che è anche una specie particolarmente reattiva, quindi è possibile operare questi radamenti anche in età avanzata del bosco. Nonostante la sua efficacia sia stata dimostrata, questo tipo di intervento non è comunemente adottato. Da qui l'idea di proporre un progetto multidisciplinare, Selpi BioLife, che ha l'obiettivo di dimostrare e divulgare l'efficacia dell'intervento. Il diradamento selettivo consiste in interventi localizzati a favore delle piante scelte, le piante candidate, e allo scopo di liberare le candidate dalla loro concorrenza. Nel caso delle pinete la finalità del diradamento non è quella economica, è importante soprattutto cercare di aumentare la funzionalità complessiva del bosco e in particolare la stabilità per la funzione protettiva. Le piante candidate vengono scelte in base alla loro caratteristica in modo tale che siano piante stabili. La pianta candidata deve avere una buona conformazione del fusto, una chioma che sia simmetrica e profonda e un basso rapporto ipsodiametrico, ovvero il rapporto tra l'altezza totale della pianta e il suo diametro. Nell'ambito del progetto Selpi Bio, per diffondere la pratica del diradamento selettivo, che è la pratica innovativa e più importante del progetto, sono stati realizzati dei martelloscopi sia in Prato Magno che nell'area della Miata. E i martelloscopi che cosa sono? Sono delle palestre a cielo aperto, delle particelle permanenti in cui gli operatori possono realizzare, simulare degli interventi selvicolturali e tramite poi l'immissione dei dati in del software collegati vedere i risultati, diciamo, che questi interventi producono. In pratica, per quanto riguarda il Selpi Bio, il martelloscopio ha avuto la funzione prioritaria di servire ad applicare didatticamente con gli interventi selvicolturali idonei ad essere realizzati nelle pinete di pino nero nello stadio giovanile. Nell'ambito poi del progetto Selpi Bio, specificatamente, il martelloscopio è stato utilizzato per fornire una serie di esempi pratici utili a dimostrare la validità del diradamento selettivo nell'incrementare e nel migliorare la funzione non solo produttiva ma anche protettiva e il livello di biodiversità dei soprassuoli di pino nero trattati con il diradamento di tipo selettivo rispetto al diradamento tradizionale dal basso. Operativamente, in un martelloscopio, come ci si muove? L'operatore esegue una martellata virtuale e, essendo il diradamento selettivo basato su una selezione positiva di piante candidate che dovranno essere rilasciate, va innanzitutto a segnare le piante candidate e successivamente o contemporaneamente anche a segnare tutte le piante che cadranno con il diradamento.
È importante specificare che queste piante sono state precedentemente inventariate, numerate quindi tramite una specchiatura, e ne sono stati rilevati molti parametri: la specie, il diametro, la circonferenza, l'altezza di inserzione, il raggio della chioma, lo stato di vigoria, eventuali malformazioni. Questo fa sì che al momento in cui le piante vengono in qualche modo scelte e successivamente sul piedilista si segnano le piante e si mettono i dati poi nel software, si possa avere, diciamo, un ritorno con dei risultati dendrometrici in tempo più o meno reale. Quindi, diciamo, successivamente alla martellata, dal programma, dal software, si può avere un ritorno in termini di intensità del prelievo, in termini anche di variazione strutturale del soprassuolo e anche in volume di legname ottenuto ripartito nei diversi assortimenti ritraibili. Nell'ambito del progetto SelpiBio, oltre alle aree a martello scopio vero e proprio, sono state realizzate altri due tipi di aree, delle aree dimostrative e delle aree rappresentative. Le aree dimostrative sono aree in cui, oltre alla martellata, si sono effettivamente realizzati gli interventi di diradamento, sia il selettivo che l'intervento dal basso. E a che cosa servono? Servono agli operatori a vedere realmente come si mostra un soprassuolo successivamente agli interventi selvicolturali. Le aree rappresentative sono invece aree in cui sono stati eseguiti le martellate, ma non gli interventi. Quindi, nelle aree trattate con il diradamento tradizionale si vedono le piante che cadranno al taglio perché sono state segnate con una macchia di vernice. Nelle aree che invece vengono sottoposte al diradamento selettivo, oltre ad evidenziare le piante che cadranno al taglio, si sono contrassegnate le piante candidate tramite la loro marcatura con una circonferenza fatta in vernice ad 1,30. Questo è molto importante perché la scelta delle candidate rappresenta un po' il clou di questo diradamento selettivo, cioè la scelta di quelle piante che vengono destinate poi alla selezione positiva. È interessante capire come, da un punto di vista pratico si organizzi il lavoro. Nell'ambito del SelpiBio si è scelto, di dotare le squadre che andavano a realizzare, il martelloscopio, l'esperienza didattica di martelloscopio, di delle fascette stretch di colore diverso, a seconda che si apponessero sulle piante destinate a essere abbattute o sulle piante candidate. Questo è molto importante perché, le fascette in stretch possono essere messe ma anche rimosse, quindi permette un ragionamento e una serie di interventi non definitivi e anche poi di poter a distanza vedere quello che si è fatto. È importante in conclusione ribadire la validità e l'importanza del martelloscopio non solo come strumento formativo per gli studenti che possono in qualche modo applicare in bosco la teoria studiata sui libri, ma il martelloscopio è anche un luogo di applicativo importante, di esperienza formativa importante per tutti gli operatori del settore che utilizzano il diradamento nella loro vita lavorativa quotidiana, cioè per tecnici forestali e utilizzatori e ditte boschive che si trovano poi ad operare in bosco.